Dispersione scolastica sempre più allarmante, famiglie in difficoltà e conflitti nella coppia. I numeri del fenomeno nella relazione del Garante per l'infanzia. Il servizio di Ada De Santis. Si sono quadruplicate in un anno le segnalazioni per i casi di violazione dei diritti dei minori. La maggior parte dei conflitti avviene per figli contesi. A preoccupare gli oltre 2 milioni di bambini e ragazzi che vivono in povertà, un dato in costante aumento. Le politiche che abbiamo messo in atto fino adesso non sono state sufficienti. Quello della dispersione scolastica che è molto grave. Abbiamo una media nazionale ormai del 18% che è anche ben superiore soprattutto nelle regioni del sud. Questo vuol dire migliaia di bambini che non vanno a scuola, anche alla scuola dell'obbligo, e quindi sicuramente una premessa non buona per il futuro del paese. La relazione prende in esame tutti gli aspetti che interessano il mondo dell'adolescenza, dalla scuola al ruolo di internet e dei social network. Mancanza di attrezzature che possano rendere la scuola un luogo più stimolante e comunque un luogo più proficuo. Condizionati dalla crisi, l'83% dei ragazzi tra i 14 e i 17 anni considera la possibilità di lasciare l'Italia per trasferirsi all'estero. Una novità, invece, parlando di fiducia che ripongono nelle persone che li circondano nella vita di tutti i giorni. Al primo posto troviamo i genitori con il 60%, a seguire gli amici veri. Preside uscita.